dice che so fide al Vesuvio. Ehi, limousine con Tedua. Limousine Tedua, che ieri sera abbiamo visto in live su Twitch. Se volete potete andare a recuperare limousine sul nostro Twitch l'intervista limousine con Montemagno. E raga, a parte Monti che va sempre a parlare sul ping pong, io lo amo. Ma per perché? Questo è perché è geniale. Ma Tedua ha finalmente fatto capire la differenza tra uno che fa ancora hip hop e uno che fa soltanto il rap per guadagnarci. A un certo punto esordisce con: io ho fatto i miei 3 anni a fare quello che dovevo fare e adesso ho voglia di studiare. Voglia di studiare lingua, voglia di studiare dizione, voglia di studiare e imparare dai grandi. Tutto quello che chi fa finta di essere arrivato ancora non fa. Poi comunque, bando alle ciance, se volete la recuperate su Twitch e se volete iscrivetevi su Twitch, ma soprattutto campanella, ding dong, così ti arrivano le notifiche. Like, commento e condivisione. Raga, supportate il canale perché è molto importante, quindi l'iscrizione se vi piace quello che vedete, like e il commento con qualcosa di interessante. Dai, iniziamo, limousine. Il musino. Vai, Chris Nolan. Siamo di euro, ma senza una lira, una vicina. Sei pieno di euro, ma senza una lira. E dove siamo cresciuti, ma non ti trovo. Ma non ti trovo. Io piango nella limo. È retoriconest, però ci sta. Però è bello. Io penso fra lo voglio dedicare ai ragazzi di Genova. Mi mandano ancora pure testimoni di Giova. Fra sono e senza la meta. Prendere il volo l'alieno di Tonga? Sì, però sto tutto. Qua ho usato lo splodi Tedua. Sono belli vocalizzi, però l'autotune no. Però ha fatto una trappola di contenuti. Sì, contenuti o retorica? Mischiati bene, sì. Ma ci vuole, sai, per fare arrivare giovane bene. Perché se non capisci una cosa, magari capisci l'altra. Vai Tedua. Ehi, no, ancora Dong. Sei pieno di euro ma senza una lira. Le nostre lettere non posso rendere. Con t'occhio fermo. Molto giovane. Vuoi farmi smettere? Bello, grattatino. I fratelli si perdono, restano nomi al telefono. Cipolla della tarantola, bevo la porzione magica di Asterix. Oh, finisci star. Pago il prezzo del successo dopo 5 giorni con l'aumento. Mia scuola come il pezzo di Giova. Io vi amico. Boh, ora vediamo il testo. Ma sono belle le linee vocali. Bello questa cosa, questo bridge che ritorna. Fratello Enzo per il 2019, pussy. Addirittura l'outro come facevano nella vecchia rapper, scuola. I rapper. Allora, rapper, leggiamo prima il testo e poi consideriamo. Sì, da quello che mi ha parso di capire, tutta questa denuncia sociale è una figata. Allora, infatti, sono trap con i contenuti, mischiata con un po' di retoricones. Ma perché? L'ascoltatore un po' più aperto capisce i contenuti e li apprezza, come abbiamo fatto io e Fada. Esatto. Perché Fada è molto aperto, ricordiamolo. Beh, quando si può. Quando si può ci si apre. Se c'è bisogno anche di fare qualche favore, io sono apertissimo. Capito, è una brava persona Fada. Mentre il ragazzino che ancora certe cose non le può capire o non le può neanche intuire perché non le ha vissute, ha bisogno della retoricona perché... La retoriconica per noi... Perché se non becchi una cosa, almeno poi... L'altra, capito? La puoi... Diciamo che le assorbi. Questo è un male bisturabile. Assorbire e percepire però. Retorica è questo. Beh, brutto. Io non vorrei... E quando la capisci... Così. Quando ti arriva la retorica la capisci... Sì. Quello. Capisci? È come quando Cristina D'Avena... Non riesco a farlo quel verso. Come Cristina D'Avena quando squirta. No? Sai quello... Satira. Trick che fa lei. Cristinona, satira. Ma quando è che viene a trovare? La invitiamo. No. Ti prego. Poi litigo veramente con l'amorosa. Vai, prima amore non si scorda mai. Enzo Dong e Tedua. Enzo Dong, Donghito, la prova del 9 in strada. Quindi lui dice che ovviamente... Tutti i fallitones italiani, la prova del 9 in strada. No. Cos'era questa? Non me la ricordo da quella. Lo so. Wow, Tedua. Ammo. Sei pieno di euro a Tedua, glielo sta dicendo. Sì. Guarda che sei pieno di euro ma senza una lira. Ah no, lui dice che fa il pieno con 6 euro e poi non... Non rimane più una lira perché euro. Aveva 6 euro. Giustamente. Aveva. Sei povero e non hai una persona vicina. Anche questa per me è una roba veramente già sentita. Per me è veramente una retorica. Però c'è bisogno. Sai perché ora come non mai tutti questi ragazzini già da 10-11 anni vanno in giro e ripetono: Voglio fare i soldi, cash, voglio flexare, fare i soldi. No, alla fine sei diventato sapo della Darpode. Sei diventato sapo della... Sì, vabbè. Vabbè, dai, sapo. Più o meno. Sapore di sale. No. Sapo. Io sto ancora nel quartiere dove siamo.
Aspetta, no, però voglio fare un discorso. Non è Sapo il problema. O meglio, il Sapo ha problemi. Sapo fa parte del problema, ma non è il problema. Il problema in realtà è chi non riesce a scindere il gioco, la stupidità di una canzone quando poi diventa poi un lifestyle reale. Esatto, è il lifestyle il problema. Il ragazzino che non ha una chiave di lettura, come sempre. Il ragazzino che è convinto che ogni volta che prende in mano il cellulare deve fare... Stiamo facendo Gucci, Flexo, Rolex, lo stiamo facendo. Mangio pane e latte tutto il mese, però a fine mese riesco a comprarmi le scarpe, quelle tutte bianche, così sembrano più grosse. Le scarpe più grosse? Sì. Bene. Come quella stronza di Billie Eilish che dice: no, io le cose materiali, c'è le scarpe da 6.200 euro in edizione limitata, ma spero che gli vanno a fuoco i piedi. Cosa sei dicendo? Allora, taggate qua sotto Billie Eilish Challenge, datti fuoco ai piedi Challenge. No, vi prego, no, ci fate arrestare. E mi mandate anche in DM i piedi di Billie Eilish bruciati, prima e dopo il fuoco. Ah, prima, perché comunque devi vedere. Devo vedere, se no è facile. Che ne so che sono i suoi. Quando il cacciatore disse alla strega: fammi la strega. Non la sai quella? Dice la strega al cacciatore: fammi vedere il tuo fucilone. Dice il cacciatore alla strega: sì, però mi fai una sega. No, non lo sapevi, non era quella. Non so cosa dirti. Beh, quella là. Non so cosa dirti. Piangole la limousine. Cosa è un'ora di concerto? È come quando il cacciatore. Vabbè, anche se è forte. Te l'ho già detto come finisce. Allora, grazie. Io piango la limousine. Okay. Ah, povero bisogno. No. Allora. Dai, fammi vedere perché piange. Perché non c'ha più gli amici. Ecco, perché lui dice: chi mi era amico tra gli amici ora non è più mio amico. Quindi anche il mio miglior amico, che l'amico tra gli amici è il mio miglior amico. Quindi quello che vuole spiccare tra tutti quanti. No, ma quello che magari ci si era promessi rimarremo fino alla fine, fino alla fine di tutto, non c'è più per i sordi. Eh sì, infatti sopra dice: ci eravamo promessi di stare insieme alla fine di tutto. È come se tu avessi una coscienza quando sei giovane, di dire: ok, questo sta succedendo, ma alla fine di tutto dobbiamo rimanere amici. Esatto. Perché qualsiasi cosa succeda, siamo amici. La convenienza, che è figlio del consumismo di queste ultime generazioni. Esatto, che non capiscono. Poi però vanno a fare le marce per le... Ah, si scalda il pianeta, siamo tutti ecologisti. E poi non capite la differenza che una scelta è in contrapposizione con l'altra. O scegli le Balenciaga o scegli di andare a protestare ritardato. No, vabbè. Io piango nella limo. Chi era amico tra i miei amici non è più mio amico. Piange nel limo. Nella limo, perché allora lui è andato in vacanza in Egitto, il Nilo ha straripato. Quando è tornato nel suo letto, ha lasciato il limo. Enzo Dong il Nilo. Enzo Dong, che era lì sul bagnasciuga, scoperto tutto di limo e di liquame, che comunque è molto fertile. Si fa veramente il bagno nel sì, Nilo, che fa parte, fa bene alla pelle, fa benissimo i fanghi di limo. Ma dice: ah, com'è fertile, potessi avere io a casa mia tutta questa fertilità. Però a un tratto si ricorda che fa il Vesuvio quando erutta, poi la lava, che non si raffredda, quel terreno lavico è molto più fertile, certo, perché fertilizza la lava prima che brucia tutto. E ci fanno appunto anche tutte le vigne, dice: no, ma che me ne fotta me del limo, noi del limo Vesuvio. E torna felice e torna Lenzo Dong. Io non sono che ci convinto piace di questa tua ma è una fotografia. Chiave di lettura comunque. Enzo Dong qui. Strofa 1. Una strofa molto importante. Il pezzo parte così: questo pezzo lo voglio dedicare ai ragazzi di Genova, quei ragazzi che erano sul ponte e che adesso hanno un'aureola. Tralasciando c'hanno un'aureola che faceva rima con Genova, però rende tanto l'idea. Rende l'idea senza essere brutale. Senza essere brutale, bravissimo. Personalmente preferisco una cosa un po' più brutale, però stiamo parlando anche di una pezzo canzone che deve essere fruibile. Esatto. A tutti. Io credo che sia l'unico rapper, a parte i ragazzi di Wild Bandana, Tedo e tutti gli altri, che hanno citato una tragedia contemporanea e hanno fatto l'hip hop. E hanno fatto l'hip hop parlando di sociale e parlando di cose serie. Per altri rapper parlare di contemporaneità e dire: ho comprato l'ultimo modello di scarpe o di cellulare, e ricordandosi di fare politica magari dopo o appena dopo le elezioni, per non anche rischiare di perdere i voti di qualcuno che vota Lega e poi ascolta il rap. Ce l'ho con lo Stato perché qua sotto non cambia manco una virgola e sotto casa mia mi mandano ancora pure i testimoni di Geova. Forzativo. Ancora pure i testimoni di Geova la domenica. Ho capito che sta finendo il mondo, me l'hai detto una volta, basta, aggia dormì a domenica. E le campane, e i marocchini che gridano, e la banda del paese, e il vicino che trappa, e il cane che abbaia, e il testimone di che trapana, e il testimone di Genova, e la Madonna Geova, eh? Enzo Dong se la prende con lo Stato, che non cambia una virgola, e con i testimoni di Geova, che però non gli manda lo Stato, ci vanno da soli. Quello ce lo manda Gesù. Però figo che lui dice la fotografia dei testimoni di Geova che vengono nei quartieri di Ding dong.
avremmo piacere a portargli la novella di nostro Signor Gesù Cristo. Signore Enzo, no, non mi metta a fuoco un santo che è pure eresia, metti giusto? Metti via il santo, che questo è napoletano. Pentiti! No, non si è pentiti, Enzo Don, pentiti via. Fra, sono solo. Io sono il solo, sono il solo. Sono Goku senza il suo Vegeta. Jigen senza la sigaretta. Questa è bella. Un'astronave senza la meta. Sono un alieno. No, però sto viaggiando mettere, via solo. Ha dovuto mettere tutte le... Il popolare. No, il popolare per i ragazzini. Vabbè. Beh, Jigen senza la sigaretta è bellissimo. Sì, è un'altra citazione per noi. Però il tutto quanto è popolare, eh? Cioè, sì. Parliamo comunque in termini molto giovani. Sì. Anche qua la solitudine che traspare. Sì. Sono solo perché a causa di una rottura. Non sono solo mera retorica. No, no, sono solo perché è successo qualcosa. C'è una frattura, perché Jigen senza la sigaretta. Una strada senza meta è bellissimo. Ci poi sta. Dice, devi volare se hai una meta, non devi volare così a buffo. Hai capito? Qua a ci UFO. Sta il a UFO. Qua ci sta il parallelismo con l'astronave, col volare in alto. Sì, perché minchia, sto prendendo il volo veramente, sto andando dove volevo, ma non ho più una meta per andare lì. Perché non ti porti fada? Prenderò, c'è la maffa al culo. Prenderò il volo. Una luna che non ha il suo pianeta Terra. Non esiste. La luna è un satellite artificiale fatto di metallo che vibra a basse vibrazioni per tenere il potenziale umano sotto controllo. Perché i lupi urlano alla luna? Ok, va bene. Prova di non è il lupo urla alla luna perché è triste. Perché la lupa sente. Basta, una luna che non ha il suo pianeta. Sto solo con i più veri. Infatti, c'è Tedo. No, scherzo. Quindi chiamo Tedo, infatti. Frate, che credi? Che mi sento meglio se vesto Margela? Marghela? Margela. Beh, Marghela, quello di Giacas. Magari lui vestiva Margela, faceva l'outfit a Margela. Ma lo contraffatore, pentiti che fai i vestiti. Che la domenica vai messa con i vestiti sporchi. Gli amici adesso, fra, sono nemici. Per questo c'ho il cuore che gela. Cosa? Meno male che non è il cuore a gela. A gela. Veramente... Ora che soffro, dove sei? A gela. Soccola. Bellissimo. No, parla sempre dell'amico. Baby, non mettere le nostre lettere lontane su scaffali in cui non potrò leggerle. Mamma mia, quanto ti sei femminiellato. Ma va bene così, a noi ci piace femminiello. Sì, ci piace, però non hai visto che sei fatto adesso? Non li voglio vedere. Gli anni 90. Non li voglio vedere. Le mesh bionde qua sotto. Madonna. I capelli lunghi e mesh bionde. Che cazzo sei, un pigeon? No, ma pigeon ce l'ha su questo. Sembrava uno appena uscito da uno di quei Trailer Park Boys. No, ma magari. Non posso rendere conto a chi offende me. Se vuoi tarparmi le ali, ma non sai mai farmi smettere. Ah, tu vuoi, ma non lo sai fare. Okay. Tu non sai. Notti in hotel, giro col tour, pensando che non ci sei più. Homie, i fratelli si perdono, restano nomi al telefono. Wow, bello. Porca troia. Genova Napoli, la giungla è santa, fra. La giungla è santa! La giungla è intesa come il quartiere. Quella è la strada. Scendo con Sandokan dentro la trappola della tarantola. Vabbè, a parte la citazione che è bellissima, fa una citazione del genere e va a spiegarti una situazione. Sandokan, facendo parallelismo. Sandokan, per chi non lo sapesse, è un personaggio di Salgari o Salgari. Bevo la pozione magica di Asterix. Quindi quando per diventare più forte. O per diventare più stronzo. Ah, come cominci finisci di già. Homie, non duri se consumi gas. Capito? No. Perché se tu consumi il gas poi... Ah, ok. Quindi okay. Se bruci tutte le tappe, se vai ma è fighissimo. Invece devi dosare. Siete cocciuti, quindi anche la voita spericolata, dice, non ti fa durare. Esatto, cioè se sgasi tutto all'inizio, non vai alla fine, non arrivi alla fine del percorso. Questa è anche la vita spericolata, gli eccessi, eccetera. Siete cocciuti, delle nullità, da sconosciuti a vere star. Pago il prezzo del successo. Quindi io da sconosciuto, una vera star, pago il prezzo del successo. Dopo i 5 giorni con l'aumento, mi hai lasciato da solo davanti la nuova scuola, come il pezzo di Giova. La citazione di Jovanotti non è assolutamente... Non è pervenuta e non era... è bella. Non è bella. Ma solo perché non è mai bello. Odiamo Jovanotti. Ma non è mai bello, sì. Dentro. Sì. E dopo i 5 giorni con l'aumento, che cazzo vuol dire? I primi soldi che hai preso, okay, me l'hai lasciato solo. Ok. Ma baffanculo, te è tutta la tua razza. Questo ha detto Tedo. Il pezzo è figo. Ma figo. Utilizzo dei termini molto giovani e molto semplici. Una cosa che a me personalmente mi si dia è l'autotune. Troppo. Troppo Enzo Dong a me piace, sia il timbro di Tedo che quello di Enzo Dong. Basta. Non è che ci deve andare per forza. Ricordiamo però che, come abbiamo detto all'inizio, se tu fai un prodotto per una fascia d'età che ascolta quel genere di musica e vuoi che il messaggio arrivi a quel genere di persone, forse...
è il giusto. Sì, è un compromesso. Compromesso. Però credo che anche loro siano rotti il cazzo di Susanna. Si può anche educare il pubblico. Ma magari. A Gesù Cristo. Ma magari. Gesù Cristo, ma magari forse non ancora. È presto. È un po' presto. Però. Soprattutto per. Scegli anche così. Se fare musica che sì, deve arrivare, però deve arrivare anche l'idea della cultura musicale. Secondo me arriverà. Arriverà. Anche Raga. Perché per quello che ho sentito da tutti e due, secondo me i progetti ci sono. Bello. Poi raga, già questo è un passo bel pezzo. Avanti sì, sì, su sì, tutta sì, la sì. merda che esce, che guarda è aria fresca per noi. E dopo tutta questa aria fresca noi vi lasciamo un piccolo sponsor. Le ausiliarie degli Arcade Boys, ossia il pubblico femminile, ha la sua linea di magliette. La donna che combatte fieramente col saluto di Novara nulla ha da invidiare alle ardite schiere che si stagliano sul fronte. Compra le magliette Arcade Boys. Ciao Agliu, buona giornata. Ciao. Fa quello e fate i bravi. Hashtag qua sotto, Billy Irish, fuoco ai piedi. Ma ciao. No.